you <music> Ciao a tutti, benvenuti. Sono Egle, e-commerce specialist di flazio.com. Innanzitutto spero mi sentiate bene. Se così non fosse vi chiedo di scrivere in chat, così Fabrizio cercherà di risolvere qualsiasi problema tecnico e non solo, ehm, nel senso che qualora aveste dubbi o domande sulla piattaforma, scrivete e eh, vi risponderemo in, in tempo reale. Perché questo webinar? Perché abbiamo pensato di condividervi cinque idee, in modo tale che non vi facciate trovare impreparati durante una delle feste commerciali più importanti dell'anno. Chiaramente mi riferisco al Black Friday. Si tratta quindi di un webinar dedicato sia agli utenti, ai clienti che hanno già un sito web o un sito e-commerce su Flazio, sia a chi eh, ha intenzione di realizzarne uno. Eh, ne approfitto per dirvi che giusto recentemente abbiamo pubblicato dei template, nuovi template, dedicati proprio alla vendita online. Quindi noterete come abbiamo reso il processo di vendita eh, ancora più semplice mh, dal punto di vista appunto del, del potenziale cliente. Partiamo con la prima idea: eh, adottare mh, o meglio, proporre eh, i prodotti in upselling e cross-selling. Partiamo dalla differenza uh, tra upselling e cross-selling. Nel primo caso facciamo riferimento alla vendita di un prodotto che sia migliore o più caro rispetto a quello scelto dal cliente. Eh, facciamo un esempio concreto. Qualora vendeste prodotti di telefonia e quindi ad esempio un cliente acquistasse o meglio eh, volesse acquistare uno smartphone, durante il processo d'acquisto potreste fare in modo che venisse visualizzato un prodotto di gamma superiore, appunto più costoso, o magari l'ultimo modello. Eh, di quella marca specifica. Nel secondo caso, quindi per quanto riguarda il cross-selling, facciamo invece riferimento a una vendita appunto incrociata, in che senso? Una vendita complementare. Quindi tornando all'esempio dello smartphone, potreste proporre contestualmente un prodotto mh, complementare correlato che potrebbe essere una cover oppure un caricabatterie. Eh, come facciamo a gestire eh, i prodotti correlati su Flazio? Si tratta di una procedura estremamente semplice che viene appunto gestita tramite il meccanismo dei tag. Vediamo a questo punto insieme come funziona. A questo punto accedi al gestionale del tuo e-commerce e vai su prodotti. Clicca sul prodotto da correlare ad altri prodotti. Vai a destra, in basso, su tag e inserisci una parola chiave, ad esempio scarpe. Vai poi sull'altro prodotto da acciare e inserisci esattamente lo stesso tag, quindi scarpe. A questo punto vai sulla scheda prodotto, vai su modifica scheda, avanzate e clicca su mostra prodotti correlati. Verifichiamo che tutto sia andato in porto correttamente, quindi andiamo sull'anteprima prodotto e vediamo che in basso troveremo il prodotto correlato. Benissimo, a questo punto passiamo all'idea numero 2, cioè creare delle sessioni di sconto. Mi rendo conto che proporvi delle scontistiche, delle sessioni di sconto in occasione del Black Friday può sembrare quasi un'obvietà. Eh, piuttosto vi consigliamo di identificare su quali prodotti eh, impostare appunto una scontistica, cioè se su tutti i prodotti, se su un prodotto unico oppure se su delle variabili di prodotto. Magari potreste mh, proporre in sconto eh, nuovi prodotti in modo da spingere al massimo il lancio di questi nuovi prodotti. O viceversa potreste impostare delle scontistiche eh, sui prodotti magari meno venduti, in modo tale che Appunto, il Black Friday possa essere un'occasione per, 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 per proporgli per, per spingerli al massimo. Vediamo a questo punto insieme come impostare delle sessioni di sconto all'interno della piattaforma. Per creare delle sessioni di sconto, accedi nuovamente al gestionale del tuo e-commerce. Vai su Sconti, clicca su Sessioni di sconto e Crea Sessione di sconto. Nomina la sessione in un modo riconoscibile, ad esempio sconti Black Friday, mettendo un periodo di riferimento. Imposta la scontistica in euro o in percentuale e decidi se applicare lo sconto al prezzo per intero o al prezzo già scontato. A questo punto vai su Modifica lista prodotti e spunta i prodotti che intendi scontare. Infine clicca su Salva. Vai sull'anteprima dei prodotti per assicurarti di aver settato tutto correttamente. Come vedi, comparirà in automatico un'etichetta con lo sconto sull'anteprima del prodotto. Ok, dopo aver visto insieme come creare delle sessioni di sconto, passiamo alla terza idea, cioè quella di avviare delle strategie di coupon marketing. Si tratta di una strategia che sicuramente vi aiuterà tantissimo per aumentare la vendita dei vostri prodotti online, perché in questo modo andrete a distribuire dei codici coupon ai vostri clienti che siano dinamici e personalizzati. Vi condivido velocemente una chicca dicendovi che la prima azienda che adottò una strategia di coupon marketing fu ovviamente la Coca-Cola che nel lontano 1887 distribuì eh, su dei fogli di carta scritti a mano dei codici coupon per l'acquisto di bicchieri. Quindi diciamo ci troviamo di fronte al primo caso di coupon marketing e primo caso di vendita in, in cross-selling. Eh, vediamo a questo punto ovviamente come creare dei prodotti, mh, dei coupon digitali su Flazio, quindi accediamo nuovamente all'interno della, della dashboard del vostro e-commerce. Quindi accedi al tuo e-commerce, vai su coupon promozionali, clicca su crea coupon e inserisci un codice, ad esempio Black Friday 22. Anche in questo caso può impostare un valore in euro o in percentuale. In questa sezione possiamo decidere che comportamento deve avere il coupon e quindi stabilire se sia utilizzabile a tempo indeterminato cliccando su No, sia utilizzabile soltanto una volta e quindi che venga eliminato dopo il primo utilizzo. Infine, che sia utilizzabile da più utenti. Puoi inoltre scegliere se renderlo valido per tutti i prodotti, per i prodotti non scontati o per prodotti specifici. Ok, quindi dopo aver visto insieme come creare dei coupon su Flazio, passiamo alla quarta idea. Eh, ovvero vi consigliamo di inviare i vostri coupon tramite newsletter, sms o addirittura per posta. Eh, forse questo consiglio può sembrarvi un po' bizzarro, mm, non vogliamo ovviamente dirvi di adottare le stesse strategie di Coca-Cola del 1887 inviando mm, un cartaceo appunto col coupon, ma semplicemente vogliamo dirvi che è importante sempre accostare delle strategie di marketing offline a delle strategie di marketing digitale. Quindi in questo caso magari potreste pensare realmente di inviare delle cartoline ai vostri utenti, ai vostri clienti con quel codice coupon che avete settato prima all'interno della piattaforma, eh, accostando quindi questo tipo di comunicazione con l'invio appunto di email o di sms. Col sistema di marketing automation previsto all'interno della piattaforma, l'invio di queste comunicazioni è non solo automatizzato, ma anche semplicissimo da gestire. Quindi vediamo insieme come inviare delle newsletter o degli sms ai vostri clienti. Quindi accediamo sempre all'interno della, della dashboard dell'e-commerce. O oh, in alternativa, puoi cliccare sull'icona megafono e andare su Strumenti di marketing. Si apre un pannello con tutti gli utenti che hanno interagito con il sito, tramite ad esempio acquisti o iscrizione alla newsletter. Creiamo una lista di clienti a cui inviare la promozione per il Black Friday. Clicchiamo su Liste, andiamo su Più, nominiamo la lista e aggiungiamo gli utenti. Andiamo poi su Invio Messaggio e selezioniamo ad esempio l'SMS. Aggiungiamo un'etichetta per contrassegnare il messaggio, un nome emittente e ovviamente il corpo del messaggio. Clicchiamo su Seleziona Lista per sfontare la lista appena generata e andiamo su Seleziona. Per inviare una mail selezioniamo e-mail e definiamo anche in questo caso un'etichetta di invio messaggio. Aggiungiamo un ottimo oggetto, aggiungiamo il mittente e clicchiamo su più per selezionare uno dei template disponibili che potrete modificare, magari aggiungendo appunto il coupon. Selezioniamo la lista e inviamo il messaggio. Potete inoltre inviare in automatico sconti, coupon e comunicazioni ai vostri clienti tramite il sistema di automazioni, ad esempio per rimediare ad un, ad un eventuale carrello abbandonato. In questo caso andiamo su automazioni, clicchiamo su carrello abbandonato, clicchiamo su mail e su modifica messaggio. Possiamo decidere quando verrà inviato il messaggio, possiamo aggiungere un'etichetta, aggiungere un mittente e l'oggetto. Clicchiamo sul template per modificarlo, inseriamo un testo e il coupon del Black Friday in modo da spingere il cliente a finalizzare l'acquisto. Bene, quindi dopo aver visto come inviare in automatico delle comunicazioni ai vostri clienti, passiamo al quinto e ultimo consiglio eh, dicendovi di essere sempre gentili. Ovviamente non vogliamo darvi un consiglio di vita, ma vogliamo semplicemente dirvi che è fondamentale ringraziare sempre i vostri clienti dopo che hanno effettuato un acquisto sul vostro e-commerce, perché si tratta di una strategia che sicuramente vi porterà dei benefici a lungo termine, quindi non soltanto durante il Black Friday, perché è sicuramente un modo per eh, creare un legame, per creare fiducia appunto con i vostri clienti. Eh, come fare su Flazio mh, avete due canali il primo può essere quello di mh, personalizzare il testo il corpo eh, della mail automatica che arriva il cliente dopo che ha con concluso appunto, un acquisto online, il secondo metodo eh, altrettanto semplice da gestire è la creazione di una pagina eh, di reindirizzamento dell'utente dopo che effettua l'acquisto quella che è, è a mh, non a caso comunemente comune Chiamata Thank you Page. Vediamo a questo punto come impostare, come modificare appunto la mail di nuovo ordine e come creare una Thank you Page. Accediamo al gestionale dell'e-commerce, andiamo su Messaggi automatici e clicchiamo su Nuovo Ordine. Ecco che possiamo editare il testo di conferma dell'ordine ricevuto, scrivendo appunto un messaggio di ringraziamento per i tuoi clienti. Possiamo creare una Thank You Page a cui verrà indirizzato l'utente dopo aver effettuato un acquisto online. In questo caso il procedimento è un po' più lungo ma altrettanto semplice. All'interno dell'editor andiamo su Pagine, clicchiamo su Nuova pagina e rinominiamola, ad esempio chiamandola Thank You Page. Selezioniamo quindi un template e aggiungiamo il componente testo per editare un messaggio di ringraziamento. Potremmo pensare ad esempio di condividere con i clienti un nuovo coupon in vista del Cyber Monday in modo da spingerli al prossimo acquisto. Ok, eccoci. A questo punto aspetta a noi ringraziarvi ed essere appunto gentili. Eh, vogliamo farlo regalandovi... Un coupon per tutti quegli utenti free o gli utenti che devono ancora registrarsi su Frazio per realizzare il proprio sito web o il proprio sito e-commerce, eh, in modo tale che possiate passare alla versione professional a soli 49 euro, IVA inclusa, utilizzando il coupon BF049PE. Vi ricordo i vantaggi della versione professional, cioè dominio e caselle email inclusi, e-commerce integrato, sistema di prenotazione online, centro statistiche, marketing automation, nonché l'assistenza multicanale. Per quanto riguarda invece gli utenti già pro, vogliamo spingervi ad adottare fin da subito le strategie che vi abbiamo condiviso e quindi vogliamo spingervi a inviare in automatico delle comunicazioni ai vostri utenti tramite il sistema di marketing automation. Per questo vi regaliamo il doppio della ricarica per cui ad esempio qualora ricaricaste di 50 euro vi, vi accreditiamo in automatico altri 50 euro proprio per comunicare con in automatico con i vostri clienti eh, questo è tutto vi ringraziamo ancora per la presenza eh, vi aspettiamo numerosi al prossimo webinar a presto